Dinamica con Evolution per andare a cambiare pagina in questa notte. E allora, come annunciato, parleremo dei segreti del Tai Chi. Non ne abbiamo mai parlato e lo faremo intanto ritrovando anche qui in radio Gianfranco Carpeoro. Ciao Gianfranco. Ciao Fabio. E poi per la prima volta a Border Knights sono contento quest'oggi, questa sera, di avere collegato con noi Claudio Lastore. Ciao Claudio. Ciao Fabio, ciao Gianfranco. Ciao Claudio. Allora, Gianfranco, raccontaci un po' tu cosa ne pensi del Tai Chi. Poi con Claudio ovviamente andremo nel dettaglio e lo faremo chiaramente in una chiave Border Knights, ovviamente un po' fuori dagli schemi. Gianfranco. Ma il Tai Chi è una elaborazione che viene dalla Cina, degli stati dell'essere. Tai Chi tecnicamente Tai Chi significa supremo ultimo, a quale poi è stato aggiunto il Chi, che vuole sottolineare la polarità tra Yin e Yang. Praticamente quando Yin e Yang si ricongiungono in uno stato assoluto, allora il nome di questo stato è Chi, che è aggiunto al Tai, significa che tu hai praticamente ricostituito la divinità originaria, hai superato la binarietà e hai ricostruito la divinità originaria. Io ho avuto tanti incontri relativi al Tai Chi, c'è un centro molto bello a Roma e poi c'è il centro di Claudio e della sua compagna, di sua moglie Sabrina, credo, dove sono stato ospite più volte. Non ho parlato di Tai Chi, sono stato ospite con le mie conferenze un paio di volte e so cosa fanno loro, cioè loro si occupano principalmente di questo. Claudio insegna lo sviluppo dinamico del Tai Chi, perché poi sul Tai Chi si sono innestate delle dinamiche. In realtà il Tai Chi nasce come origine fondamentale dall'alchimia cinese. L'alchimia cinese è molto simile all'alchimia occidentale nelle componenti universali, c'è la grande opera e la piccola opera esattamente come in quello occidentale, ci sono lo yin e lo yang, e soprattutto l'unica differenza è che gli elementi fondanti della natura non sono più quattro ma sono cinque, perché poi oltre all'aria, all'acqua, al fuoco, all'aria, all'acqua, al fuoco e alla terra, c'è il legno. Legno in senso simbolico, non in senso letterale. Non starò a spiegare perché è troppo lunga questa cosa, ma ti ho risposto sugli elementi fondamentali del Tai Chi. Claudio, allora raccontaci un po' come l'hai scoperto e come lo intendi, perché prima parlavo in una pausa con Paolo Franceschetti, che appunto mi raccontava che un conto, insomma, il Tai Chi originario è un conto un po' come è stato, diciamo, in modo generale importato qui in Italia. Beh sì, allora il mio incontro col Tai Chi è avvenuto più di 20 anni fa. È abbastanza curioso perché io in realtà mi occupavo di tutt'altro, anzi facevo attività fisica a un livello discreto e sciando mi sono rotto il legamento crociato. Durante la riabilitazione mi hanno detto: dovresti ricominciare piano piano, facendo un po' di attività dolce, potresti provare con il Tai Chi. E io ho risposto, come la maggior parte della gente: cos'è il Tai Chi? Non lo conosco assolutamente. E quindi diciamo che da questo infortunio poi è nata una cosa che mi ha cambiato la vita. Mi sono approcciato a questa disciplina e ne ho fatto poi la mia professione. Questo per dire, appunto, come diceva Gianfranco, questa ha portato in me questa trasformazione un po' alchemica. Io avevo un'altra vita, mi occupavo di altre cose e il Tai Chi pian piano mi ha portato a cambiare completamente. L'approccio è stato quello da un recupero da un infortunio, però visto in maniera superficiale poteva essere un mezzo per recuperare un trauma,
Una volta invece addentrato nella filosofia del Tai Chi, nella conoscenza dei misteri che esso può nascondere, ecco che la passione si è sviluppata e questo mi ha portato a continuare gli studi, ad approfondirli anche in Oriente e a sviluppare tutto un interesse verso la cultura orientale. Tant'è vero che, come diceva Gianfranco, nel centro che abbiamo io e Sabrina, dove è venuto tra l'altro anche Paolo Franceschetti per fare una sua conferenza, ci occupiamo non solo di Tai Chi, ma un pochino di tutta la parte orientale. Quindi io sono anche diventato operatore Shiatsu, mentre abbiamo pratiche con il Tui Na e poi tutto quello che riguarda il mondo olistico. L'inizio è stato proprio però con il Tai Chi Chuan. Nella definizione infatti originaria il Tai Chi ha anche quella desinenza Chuan, che in realtà significa pugno, però è una desinenza che riguarda un combattimento. Il Tai Chi è in origine un'arte marziale. L'origine viene fatta risalire un pochino nella leggenda al 1300, ad un monaco, Chan Sanfeng, che osservando la lotta tra una gru e un serpente notò come le forze dello yang, quindi del cielo rappresentate dalla gru in volo, per incontrarsi e catturare il serpente dovessero scendere verso lo yin della terra, dove appunto il serpente, strisciando per difendersi, doveva alzare la testa verso lo yang. E tutto questo alternarsi di lotta tra l'alto che scendeva verso il basso e il basso che sale verso l'alto ha creato quella dinamicità raffigurata appunto dai due animali, della gru e del serpente, che è la base della filosofia del Tai Chi Chuan, per i cinesi della filosofia universale, questo dualismo di alternanza tra lo yin e lo yang. Questo un pochino è stato l'inizio della mia pratica di Tai Chi Chuan. Su cosa sia esattamente il Tai Chi, mi piace sempre dire che racchiude veramente tutto quello che uno può interpretare. Il Tai Chi viene appunto visto come un'arte marziale, può essere visto però come una danza, una coreografia, una serie di movimenti lenti, può essere visto come un movimento energetico da fare una volta alla settimana per sentirsi meglio. E in realtà questo è solo l'approccio di chi si avvicina al Tai Chi. La principale motivazione per cui lo insegno io è dedicata alla salute. E il Tai Chi si basa anche molto sulla medicina tradizionale cinese. E la definizione di Qi che ha dato anche prima Gianfranco è quella per cui questo soffio vitale che scorre nei nostri canali energetici, chiamati meridiani, è la base della nostra salute. Fino a quando questo Qi scorre correttamente nei nostri meridiani, noi rimaniamo in buona salute. E la pratica del Tai Chi o anche del Qigong, sono due fratelli o forse madre e figlio, permettono proprio l'agevolazione dello scorrimento di questo soffio vitale nel nostro corpo. E questo porta a due risultati, che sono le tecniche, la tecnica che si è evoluta nel benessere e lunga vita. Per il benessere ti posso dire che io non faccio un'influenza dal secolo scorso. Per la lunga vita penso che ne parleremo nella prossima trasmissione del 2070. L'unica cosa che posso garantire è quella. Quindi benefici, diciamo, tangibili. I benefici sono tangibili e sono dimostrati dagli allievi che una volta che si avvicinano rimangono a lungo con il corso. A lungo intendo, parlo proprio in termini di anni. Ad esempio, parlando sempre del Tai Chi inteso come sequenza di movimenti alternati Yin e Yang, si svolgono in una evoluzione chiamata forma. E esistono diverse forme di Tai Chi. Quella che insegno io viene chiamata la forma 108, e qui un amico comune con Gianfranco, un certo Michele proclamato, avrebbe da
da discutere su questo numero, proprio per riallacciarsi a quello che sono le simbologie numerologiche anche della legge dell'ottava. Comunque questa 108 prevede un lungo periodo per l'acquisizione della conoscenza della forma. 108 figure richiedono almeno 2 o 3 anni per poter imparare tutta la sequenza. E quindi poi gli allievi che si avvicinano, pur ognuno con le proprie motivazioni, trovano tutti dei benefici, sicuramente anche fisici. Dal punto di vista pratico, in che cosa, so che non sarà facile spiegarlo e farlo immaginare essendo in radio, ma in che cosa consiste? È una sequenza codificata di movimenti, sono movimenti che si imparano nel tempo, ripetendoli continuamente, per cercare una specie di perfezione, che è un pochino quella che veniva raccontata da Barrico in una sua racconto sulla tecnica del tiro dell'arco giapponese, dove per centinaia di anni si cercava la perfezione del movimento, non tanto fine a se stesso, ma proprio come una ricerca alchemica interna di trasformazione. La parte divertente dell'articolo di Barrico è che poi si raggiunse un livello altissimo di perfezione nel tiro con l'arco giapponese proprio quando poi vennero inventate le armi da fuoco, per cui c'era questo paradosso. Ma è una continua sfida, cioè un mettersi alla prova. Una cosa che succede spesso è che chi vede il Tai Chi da fuori rimane magari affascinato, ma dice che sono movimenti lenti, addirittura noiosi, che non sono adatti a chi invece è più portato a attività fisiche, diciamo, dinamiche. In realtà, provando a praticare Tai Chi, ci si rende conto come la mente sia assolutamente sempre concentrata sui propri movimenti e la propriocettività che si deve sviluppare non ti permette di scappare. E anche per questo che il Tai Chi è chiamato anche meditazione in movimento. Meditazione in movimento proprio perché si arriva a uno stato di concentrazione tale nell'esecuzione che permette anche di andare in uno stato meditativo. Questo richiede un po' di tempo. Che differenze ci sono, ad esempio, con lo yoga? Ma lo yoga, diciamo che ha la parte statica, il limite dello yoga spesso è il tappetino, cioè il perimetro dal quale non si esce. Nello yoga, che a me piace moltissimo e che vedo praticare con ottimi risultati, si cerca più o meno la stessa soluzione, cioè trovare il proprio centro e concentrarsi su questo centro. Nel Tai Chi questo centro viene chiamato Tantien inferiore o campo di cinabro, solo che la differenza è che una volta trovato questo centro poi lo si porta in giro. Il Tai Chi non è statico, è sempre in movimento, è sempre un'alternanza di yin e di yang, quindi non ci si ferma meditativamente in una posizione, ma si continua la meditazione muovendosi avanti, indietro, in alto, in basso, destra, sinistra, tutto in un'alternanza. Non c'è quindi quella staticità che è a volte tipica delle asana dello yoga. Gianfranco, quei benefici di cui ci parlava Claudio, dal tuo punto di vista come sono spiegabili? Ma alcune discipline antiche si sono preoccupate di ristabilire... Ho di nuovo il ritorno. C'è un ritorno, sì. Forse si è rialzato qualcosa. Non credo, a me niente. Non sì, lo so, non so. Vai avanti, vai. Alcune discipline antiche si sono preoccupate, io così non riesco, aspetta. Alcune discipline antiche si sono preoccupate di accertare, scoprire delle armonie antiche che c'erano nella natura e quindi conseguentemente anche negli esseri umani, e di cercare di ritrovarle. È chiaro che l'armonizzazione
che è anche una riscoperta che materia e spirito non sono divisi. Noi viviamo sempre due vite, o siamo convinti di dover vivere due vite, una vita materiale e una vita spirituale, e invece non sappiamo che non sono due, che è una sola. E quindi restituendo la spiritualità alla materia e la materia, la materialità allo spirito, che è il significato di quei famosi, quel famoso simbolo yin e yang, per cui all'interno la parte bianca c'è un puntino nero e all'interno della parte nera c'è un puntino bianco, ristabilendo questo, ristabilendo il nucleo, la centralità, una centralità unica, quindi non più improntata su uno dei due spicchi di quel simbolo, noi riusciamo a stare meglio sia fisicamente che con il nostro spirito. Stare meglio spiritualmente significa far stare meglio anche sotto il profilo apparentemente solo materiale, e viceversa. Tra queste discipline c'è lo yoga, c'è il tai chi, ci sono tante discipline. Io ho un antico libro con la quale nel quale c'erano gli esercizi spirituali dei templari. Non l'ho mai pubblicato, ma prima o poi lo trascriverò, lo commenterò e lo pubblicherò. Ed erano sorprendenti, nel senso che i templari, che erano contemporaneamente monaci e guerrieri, quindi per certi aspetti erano spirito e materia, per essere in grado di affrontare le loro battaglie, che non erano quelle materiali che noi pensiamo, dovevano fare questi esercizi. La maggior parte degli ordini monastici del mondo cristiano fanno gli esercizi spirituali. Ora, la parola esercizio spirituale in realtà è un ossimoro, perché noi quando sentiamo la parola esercizio pensiamo automaticamente a un'attività dinamica, fisica. E quindi sotto questo profilo, in realtà tutte le discipline iniziatiche si sono poste il problema di ritrovare l'armonia, tutte, nessuna esclusa. Poi i percorsi, a secondo dei posti del mondo, delle storie, delle cronache, delle contestualità, dei contesti, possono essere stati lievemente diversi, ma se li guardiamo nel loro nucleo ci accorgiamo. Se guardiamo la disciplina indiana, indiana nel senso dell'India, ci accorgiamo che nella disciplina indiana ci sono Ida e Pingala, e poi c'è una colonna centrale che si chiama Kundalini, che deve andare contemporaneamente dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, dove alto e basso non sono giudizi etici, ma alto e basso in realtà sono le due definizioni delle due realtà, delle stesse due realtà, dello yin e dello yang. E quindi questa corrente, che è contemporaneamente ascensionale e discensionale, garantisce il fatto che la nostra energia si distribuisca dappertutto. E quando dico dappertutto, intendo dappertutto, perché se si distribuisce bene in tutti gli atomi del nostro corpo, noi abbiamo anche un'attività spirituale degna. Se si distribuisce bene in tutti i nostri pensieri, noi abbiamo anche un miglioramento della salute che pensiamo sia solo materiale. I latini, che non erano gli ultimi arrivati, dicevano mens sana in corpore sano, ma si può dire anche viceversa: corpore sano in mens sana. Bella questa tua panoramica. Volevo sentire Claudio cosa ne pensa. No, sicuramente questo, chi si approccia al Tai Chi di solito lo fa per una questione soprattutto fisica, a volte una ricerca di rilassamento, a volte una ricerca di sollievo proprio i problemi fisici. Un detto cinese è che su ogni cardine ben oliato non si depositano né polvere né ruggine.
significa che mantenere le articolazioni in movimento, con movimenti non forzati, non da sollevamento pesi, non da palestra, ma movimenti dolci, permette in quei punti che sono diciamo una strettoia dello scorrere del Qi nel nostro corpo, permette appunto di mantenere una elasticità che spesso si riversa anche su un'elasticità mentale. Io dico sempre che noi col Tai Chi facciamo un lavoro somato-psichico, cioè partiamo e approcciamo dal corpo per una ricerca di un equilibrio, di una centratura, che poi dovrebbe riversarsi anche in un equilibrio psichico e una centratura nei confronti di quello che poi accade nella vita quotidiana. Spesso iniziare un percorso di Tai Chi porta a un cambiamento anche nei rapporti con i fatti della vita quotidiana. Si impara a gestire meglio le proprie emozioni, a gestire meglio le proprie reazioni, trovando e cercando una specie di equilibrio. Ci sono persone che prima davano i numeri perché gli avevano rigato la portiera dell'automobile e poi hanno cominciato a comprendere che non era poi così fondamentale quella parte. Ecco, una cosa del Tai Chi che si impara è proprio questo accettare e respingere. È fondamentale in uno dei punti di contatto del Tai Chi, una tecnica chiamata Tui Sho, in cui si impara ad accettare quello che accade, ma non solo passivamente, e respingere nel momento in cui questo è un movimento che può crearci un disturbo, un fastidio. Tutto questo ha sempre questa metaforica funzione sia del lavoro sul fisico che quella dello spirito o della mente, insomma. Il fatto di lavorare partendo dalla base del corpo è proprio mettere in moto quell'energia di cui parlava anche Gianfranco, questo yin e yang che ha origini comunque anche dalla parte indiana, per questo scambio dell'energia della terra con quella del cielo. Il Tai Chi, il Qigong è diciamo forse la madre del Tai Chi in quanto più antico, consiste in una serie di movimenti e di tecniche respiratorie o anche posizioni statiche o dinamiche. Il Tai Chi appunto e il Qigong mettono in condizione di avere una relazione cielo-uomo-suolo, cioè l'uomo viene visto come un'antenna sul pianeta Terra che permette la comunicazione e lo scambio delle energie celesti con quelle telluriche. E quindi questo scambio energetico permette all'uomo di essere in vita e di svolgere un compito di comunicazione tra due energie potenti. Ci sono delle, come dire, delle peculiarità particolari, cioè tutti possono essere portati a iniziare, ecco, questa disciplina, oppure ecco, va bene per tutti? Scusami, ma non ho sentito esattamente la domanda. Ti chiedevo se il Tai Chi può essere iniziato da tutti o servono delle predisposizioni particolari. Allora, facciamo una premessa: esistono moltissimi stili di Tai Chi, anche se tutti si rifanno a due famiglie che sono la famiglia Chen e la famiglia Yang. Alcuni di questi continuano comunque un discorso marziale, mentre altri hanno sempre comunque quella idea di attività di benessere e lunga vita. Ecco, soprattutto in questo caso, che è lo stile Yang, che è quello più diffuso al mondo, proprio perché meno di un secolo fa il passaggio dall'insegnare il Tai Chi solamente per il combattimento ad insegnare il Tai Chi per il benessere lunga vita ha aperto a un pubblico molto più ampio. Il Tai Chi ora può essere insegnato dai 9 ai 99 anni e quindi anche e soprattutto la diaspora cinese ha portato la conoscenza del Tai Chi in tutto il mondo. Ed ecco che il numero di praticanti dello stile Yang è forse quello più ampio. Quindi proprio per questo ti dico, non ci sono limiti né partiamo da pregiudizi nella parte fisica. Chiunque può praticare Tai Chi. A me è capitato, ci sono capitate persone con problemi fisici, addirittura con qualche arto amputato, ma chiunque può praticare Tai Chi a qualunque età. Di questo posso raccontarti anche un aneddoto che riguarda proprio me e la mia famiglia, in quanto mio padre
iniziato a seguirmi nella pratica del Tai Chi a 75 anni. Quindi a 75 anni ha cominciato a imparare il Tai Chi venendo a lezione da me e adesso lui lo insegna e lo pratica tutte le mattine nel parco vicino a casa sua, raccogliendo un sacco di persone che passando si incuriosiscono. Devo dire la verità, anche qualche persona cinese si ferma e riconosce queste tecniche e pratica Tai Chi insieme a lui. Lui adesso ne ha 84 di anni e tutte le mattine al parco con qualunque tempo a praticare questa tecnica. Quindi non ci sono limitazioni per un certo tipo di Tai Chi, che è quello più diffuso al mondo, quello legato al punto allo stare meglio e migliorare la propria salute. Quindi diciamo la longevità in questo caso è, ce l'hai sotto gli occhi. Beh, sì, mi auguro di poterla vedere ancora per tanto tempo questa longevità. Una volta il Tai Chi in Oriente, in Cina, veniva insegnato solamente dopo i 40 anni. Prima dei 40 anni l'uomo ha una fase Yang in cui vanno bene tutte le tecniche, soprattutto nelle arti marziali, quelle più esterne. In Cina c'è una divisione tra arti marziali interne e arti marziali esterne. Le arti marziali esterne vengono considerate quelle più conosciute da tutti, il Kung Fu, il Jiu-Jitsu, piuttosto che tutte quelle parti dove c'è il contatto fisico per scaricare un'energia yang a volte in eccesso. Solo dopo i 40 anni veniva insegnato il Tai Chi, proprio perché stiamo parlando di una vita media un po' diversa dall'attuale, proprio perché si entrava in una fase più di concentrazione, di rilassamento e di ricerca di un certo tipo di crescita diverso dallo sviluppo muscolare. Tra l'altro, avevo letto proprio la notizia su un giornale online, no? Di tuo papà che insegnava Tai Chi ai passanti, quindi mi aveva effettivamente colpito questa notizia. Sì, hanno scritto un articolo, ha scritto un articolo un mio allievo, che di professione comunque è giornalista, ha scritto questo articolo proprio perché è una cosa curiosa, interessante, il fatto che è una tecnica, è una disciplina che può essere imparata a qualunque età e perfino insegnata, diffusa. Lo scopo principale dovrebbe essere proprio quello di diffondere questa tecnica perché i benefici vengono evidenziati e vengono rilevati da chiunque. E quindi lo scopo è proprio quello di praticare insieme proprio perché passata una certa età tenersi in movimento evita dal sedersi su una poltrona con il telecomando in mano ed è una cosa molto importante. Eh beh, certo. Dopo quanto tempo si iniziano a intravedere i benefici? Ma guarda, risultati si possono avere non subito, diciamo dopo un certo numero di lezioni, un paio di mesi, perché soprattutto si va a lavorare anche su una parte posturale. Lavorando su una parte posturale si va a ricostruire un pochino lo scheletro, a metterlo in posizioni che non è abituato a tenere. Ed ecco che inizialmente addirittura può sembrare faticoso, mentre quando si raggiunge una certa impostazione posturale, ecco che il chi, come dicevamo prima, questo soffio vitale è libero di scorrere e da lì cominciano veramente i risultati. Ci sono persone che pur non riuscendo, parlo dei miei allievi magari in qualche caso, pur non riuscendo a essere, tra virgolette, ottimali nella sequenza, dicono che comunque non smetteranno più di fare Tai Chi perché da quando lo fanno non hanno più dolori lombari, dolori alla schiena, cose che diciamo li bloccavano un attimino nell'attività quotidiana. E quindi lo scopo non è più quello di imparare la, tra virgolette, coreografia correttamente. Noi quando insegniamo nei nostri centri, in centri in giro per Milano, ci occupiamo soprattutto di risistemare un pochino la parte posturale della persona e far sì che possa acquisire una certa mobilità ed elasticità, sempre facendo riferimento a una ipotetica elasticità poi mentale. Di solito chi ha una schiena bloccata, spesso è bloccato nella schiena, ma a volte è anche bloccato nella mente e nel proprio porsi nei confronti della vita. Quindi noi lavoriamo su questi sblocchi, cerchiamo di sbloccare. Per imparare a fare Tai Chi con noi bisogna imparare a essere aperti e
e rilassati. Sono le due caratteristiche che servono, ad esempio, per fare il morto a galla. Per imparare a nuotare, per fare il morto a galla bisogna essere aperti e rilassati. Se mancano queste due, una o tutte e due queste condizioni, si va a fondo. Lo stesso nel Tai Chi e nella vita. Gianfranco, tu l'hai mai provato? No, ho fatto yoga per un po' di anni, ma non ho mai provato il Tai Chi, però l'ho studiato. E quindi è lì che hai appreso queste, diciamo, questa sorta di benefici di funzionamento del Tai Chi. Mi è interessato studiarlo nella sua relazione con l'alchimia cinese. Una cosa che viene raccontata, che rappresenta un pochino l'idea di perché si inizia un percorso di Tai Chi, una volta, dicevo, dopo i 40 anni, molti sostengono che per praticare Tai Chi bisogna volgersi verso nord come punto cardinale. E questo volgersi verso nord ha una duplice spiegazione. Una è proprio quella che a un certo punto, diciamo nel mezzo del cammin di nostra vita, si cambia proprio direzione del proprio sguardo, si cambia proprio l'approccio a quello che è stato lo sguardo nei confronti della vita fino a quel momento. Tanto per capirci, girandosi verso nord, visto che la Cina è nel nostro stesso emisfero, e parlando di una pratica e una tecnica molto antica, il contadino cinese che basava la propria vita non sull'orologio o comunque osservando soprattutto i ritmi della natura, ecco che uscendo di casa per orientarsi doveva comunque sempre guardare verso sud per osservare il sole. Ed ecco che il sole lo trovava alla propria sinistra all'alba e a destra al tramonto. Girarsi verso nord significa che a quel punto si inizia un percorso diverso, spesso si veste anche con colori che rappresentano il cambiamento, e quindi questo mutare il punto di osservazione è un iniziare un percorso diverso da quello che si è tenuto per tutta la vita. Bello, bello anche questo discorso. Ci racconti anche che cosa ti porti dentro dei viaggi che hai fatto in Oriente? Sì, la cosa più bella in Oriente è vedere che per loro questa è medicina. Sia in Cina che in Thailandia che in Vietnam, in tutti questi paesi del sud-est asiatico, se si ha la voglia di svegliarsi un pochino presto al mattino, si troveranno veramente migliaia di persone che praticano attività, non per forza tutti Tai Chi, anzi sono rimasto un pochino deluso ultimamente, soprattutto a Pechino, dove in un grande parco del Tempio del Cielo il numero di praticanti di Tai Chi era, diciamo, decisamente inferiore rispetto a chi praticava jogging piuttosto che calcio, tennis o addirittura valzer e mazurka. Ma questa pratica mattiniera di mettere in moto le energie è la cosa che più lascia sorpresi noi occidentali. Infatti noi in Occidente siamo abituati a seguire un corso di yoga, di Tai Chi o di queste tecniche di solito la sera dopo il lavoro, mentre là lo fanno la mattina proprio per avere una maggiore energia, mettere in moto le proprie energie e poter affrontare tutta la giornata, e soprattutto cercare queste energie del sole al mattino anche con pratiche di osservazione del sole quando sorge, tutte queste pratiche di inspirazione ed espirazione di un'aria più frizzante. Qui in Occidente siamo più abituati a vederlo come una tecnica di rilassamento dopo aver lavorato tutto il giorno. In Oriente è veramente bello trovare questa pratica ovunque, non solo nei parchi. Se la mattina in Cina ti dirigi verso il parco, a volte devi stare anche attento perché trovi sul marciapiede gente con la spada, la lancia, il bastone che si esercita in queste tecniche. Riallacciandomi infatti al discorso di prima che faceva Gianfranco su lo Yin e lo Yang, ma anche sui cinque elementi cinesi, ad esempio nella forma di Tai Chi che insegno io ci sono cinque tecniche, perché il Tai Chi che più si conosce e quello che viene visto fare nei parchi è quello a mani nude, ma in realtà esiste anche il Tai Chi con la spada, con la sciabola, col bastone e con la lancia.
E ognuno di questi è legato a uno dei cinque elementi della medicina cinese, per cui quello a mani nude è legato all'elemento terra, ed è per questo che si lavora soprattutto sul radicamento a terra, mentre con la spada è legato all'elemento acqua, con la sciabola al fuoco, il bastone ovviamente al legno e la lancia al metallo. E quindi c'è anche qui questo collegamento comunque tra Yin Yang, i cinque elementi che sono il fondamento della filosofia della medicina cinese. Mi aveva molto appassionato anni fa questa storia dell'osservazione del sole all'alba o al tramonto. Effettivamente avevo così rilevato dei benefici. Infatti, quando posso, casualmente non riesco a pianificarlo, però quando posso e mi ci trovo per casualità, provo a osservare il sole, perché questo ha radici molto antiche, no? Radici molto antiche, è una pratica di Qigong. Qigong è anche difficile da spiegare a livello semantico, nel senso che viene scritto Qigong, e la pronuncia poi sinceramente tra Qigong e Qigong dipende dalla traduzione dal Ping piuttosto che dalla latitudine della Cina in cui viene pronunciato. Noi lo pronunciamo Qigong. È proprio una tecnica indicata da fare al mattino, recandosi magari in un luogo in mezzo alla natura, non guardando il tetto della casa di fronte, e osservare il sorgere del sole, permettendo l'ingresso di questa energia che arriva dal sole attraverso la fessura degli occhi, proprio per tonificare l'energia del fegato. E questa è una pratica proprio per migliorare la propria capacità di attività fisica e muscolare. E quindi il mattino osservare il sole che sorge con gli occhi socchiusi in una posizione comunque statica in piedi dà un lavoro sull'energia del fegato notevole. Questo viene molto praticato in Oriente. Avevo sentito parlare anche di benefici per la vista. Sì, c'è un altro aneddoto che ha raccontato il mio maestro, orientale, maestro cinese, Chu Qingong, il capo dell'ITCCA in Europa. Mi diceva che quando insegnava in Inghilterra, a un certo punto un suo allievo lo chiama e dice «Maestro, io posso leggere il giornale?» E lui gli ha detto «Certo, sai leggere, conosci l'inglese, puoi leggere il giornale». E lui ha detto «No, ma io posso leggere il giornale senza occhiali, li ho potuti togliere da quando ho iniziato a fare Qigong con te, io adesso ci vedo molto meglio». Senza contare che esistono tecniche di Qigong o anche con l'utilizzo di uno strumento in medicina cinese che viene chiamato il martelletto a fior di pruno o il martelletto cinese. E in ospedale in Oriente vengono praticate tecniche, ma anche qui in Occidente, proprio sul lavoro sul miglioramento della vista. La vista per la medicina cinese è legata all'elemento legno, al fegato. Quindi si può lavorare anche in maniera naturale per questo motivo. Gianfranco, quello che diceva prima Claudio, no? Cioè che in Oriente anche questa, o forse questa, soprattutto in medicina, da noi invece è l'opposto, specialmente negli ultimi anni dove c'è una guerra a tutto quello, no, che va fuori dalla medicina allopatica, è un po' questo il grande limite dell'Occidente, secondo te? L'Occidente ha imparato a procedere per schemi che sono frutto di involuzioni, non di evoluzioni. L'Occidente si è fabbricato degli schemi. È una delle poche cose che ha detto correttamente, che aveva previsto correttamente, per esempio, Marx nel manifesto, nel Capitale, cioè poi nel manifesto non so quanto fosse frutto di Engels e quanto di Marx, ma che la società capitalistica fabbrica sovrastrutture, cioè fabbrica degli schemi dogmatici, e questi schemi dogmatici sono talmente precisi, talmente transennati, che noi finiamo per poterci muovere solo e soltanto all'interno di essi. Che è una delle poche cose che io condivido della cultura marxista. Infine, Claudio, se ci vuoi parlare del velo di Maya. Aspetta che non ti sentiamo. Vediamo se riusciamo.
riusciamo a recuperare. Prova a dirgli di spegnere il video. Ok, ecco, adesso ci siamo, vai. Sì, sì, era sparito il microfono. Sì, il Velo di Maya è un centro olistico che è nato nel 2005, e ha avuto diverse evoluzioni e proprio un pochino dal nome, che è un po' particolare, più che altro legato a Maya, intesa come definizione di illusione dal punto di vista indiano, o il Velo di Maya di Schopenhauer, proprio questo cercare di andare oltre un velo che spesso abbiamo, che secondo la filosofia indiana ci viene calato sugli occhi nel momento in cui scendiamo sulla terra. Ecco, abbiamo provato appunto ad approcciare una maniera diversa, stiamo parlando ormai di 15 anni fa, e integrando tutte queste tecniche che si sono sviluppate in questi anni. Abbiamo iniziato sì con il Tai Chi, ma anche nel nostro centro c'erano lo yoga, piuttosto che tutte quelle tecniche di massaggio, di shiatsu, di tuina, di riflessologia plantare. Abbiamo provato e voluto sperimentare anche sul campo, andando a studiare. Abbiamo fatto un corso in un ospedale di medicina tradizionale cinese in Vietnam, e riportare queste tecniche. A proposito del Vietnam e di quello che stavamo dicendo prima della medicina, è proprio questo la differenza tra l'Oriente e l'Occidente. Là mi è capitato di vedere persone in mezzo alla strada che si curavano con una sigaretta appoggiandola vicino a dei punti ben precisi della pelle, quindi simulando quella che viene chiamata moxa o moxibustione, facendolo con la sigaretta, perché questo è quello che gli ha insegnato probabilmente la mamma o la nonna. Per un disturbo fisico non utilizzano l'aspirina piuttosto che il paracetamolo, ma vanno in giro con la schiena nuda, magari piena di segni, perché si sono fatti praticare la coppettazione, piuttosto che con la sigaretta così sul marciapiede scaldare determinati punti per sopperire a un disturbo fisico. Noi abbiamo abbandonato questa tecnica, che comprende anche la parte dell'utilizzo delle erbe, intorno al 1600, per dedicarci alla chimica. Da lì si è sviluppata tutta la parte allopatica occidentale. E noi abbiamo provato a riportare questo, a lavorare con il Velo di Maya, con una parte sia culturale, infatti anche Gianfranco piuttosto che Michele Proclamato, piuttosto che Franceschetti, sono venuti da noi anche a esporre le teorie, a tenere in conferenze, perché ci occupiamo, diciamo, a 360 gradi di quello che è la crescita della persona, il fisico soprattutto, ma anche qualche semino naturalmente della parte di crescita spirituale, di conoscenza e di approccio diciamo diverso da quello che è quello naturale, che la maggior parte della gente tiene nella vita, quell'80% di cui parla ogni tanto Gianfranco, delle persone. Il Velo di Maya si è sviluppato negli anni proprio in questo. Adesso siamo arrivati anche al passaggio in cui abbiamo formato una scuola per operatori olistici, e anche questa scuola per operatori olistici cerca di porsi in maniera differente, cioè cerca di non insegnare la semplice tecnica con cui approcciare una persona che ha bisogno di aiuto, ma di formare magari in maniera diversa l'operatore, quindi di far crescere con conoscenze tecniche che vanno poi da varie specializzazioni, come sono la mindfulness, come sono l'approccio della psicodinamica, insomma tecniche che non sono solamente massaggio o pressione. E questa scuola per operatori olistici cerca di formare delle persone affinché crescano, per poter poi trasmettere in qualunque modo le loro conoscenze e le loro capacità a chi dovesse chiedere il loro aiuto. E quindi il Velo di Maya si è sviluppato in questi 15-16 anni proprio seguendo una strada di olismo, che è una parola che ancora un pochino stenta in alcuni ambienti a essere riconosciuta. Noi quindi abbiamo corsi di Tai Chi, abbiamo corsi di Shatsu,
corsi che permettono di approcciare tutta una serie di dinamiche di medicina orientale, medicina cinese, con il Qigong e tutte altre tecniche, poi si trovano anche sul nostro sito. Io Claudio ti ringrazio molto di averci fatto fare questo viaggio. Ricordate il velo di Maya se siete zona Milano e anche altre zone, immagino, giusto? Sì, siamo a Milano, ma adesso avremo delle collaborazioni probabilmente anche con una parte vicino ad Alessandria, un'altra forse anche a Legnano. Insomma, siamo abbastanza itineranti perché cerchiamo di portare quello che a noi piace, questa nostra conoscenza, il più possibile in giro. Grazie anche a Gianfranco, ci vediamo poi domenica. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie E a tutti, grazie Gianfranco, grazie Fabio. caro Gianfranco, adesso Paolo tra poco ci parlerà, Paolo Franceschetti intendo, dei Megovingi, hai capito? Beh, è un argomento interessante. Magari gli posso suggerire di capire chi erano i Merovingi. Ecco. Vediamo allora se raccoglie questo invito. Allora, noi andiamo avanti. Grazie e a presto. A presto. Ciao, grazie, a presto.